Allora, probabilmente, anzi sicuramente tutti voi sapete che noi abbiamo voluto che questa presentazione avvenisse qui a Rising nell'ambito di una serata contro l'omofobia, e spendo giusto due parole, perché adesso introduco il pezzo del nostro nuovo album che parla di questo tema, e permettetemi un filino di retorica, direbbe qualcuno, ma in realtà non è retorica, è la verità. Domani si beatifica un signore che ha passato in carrozza tutta la vita, e ancora nel 2011 io devo sentire storie terrificanti legate a ragazzini di 15 anni che si ammazzano perché gay non compresi, che vengono portati dallo psicologo, che vengono imbottiti di sedativi, che vengono stuprati moralmente, fisicamente e psicologicamente da un paese cattolazzista come l'Italia. Quindi a qualcuno ha dato fastidio che noi in qualche modo potessimo promuovere anche dei valori suonando. A queste persone, che non capisco per quale motivo si lamentino e perché, dico che se ne possono andare a fare in culo con tutto il cuore, loro, la loro stupida vita, le loro esistenze squallide e l'universo ristretto che rappresentano.